Buongiorno amici montanari, oggi sabato 22 febbraio, magari sbaglio la data, non lo so, parcheggiato l'auto a Pozzale di Cadore e stiamo salendo verso il rifugio Antelao lungo la strada carrozzabile che passa per il Monte Tranego. Giornata fantastica, non c'è una nuvola in cielo, fa un po' troppo caldo, forse mi sono vestito troppo e niente. Noi ci vediamo lungo il percorso e intanto buon video. Ciao montanari! Eccoci qua amici, siamo passati per Forcella Antracisa, ormai a rifugio manca veramente pochissimo. Come avete visto il sentiero fino a qua è semplicissimo, è tutta strada carrozzabile, quindi nulla di difficile. Adesso continuiamo su di qua, su questo tipo di sentiero è molto comodo usare dei ramponcini, eccoli qua, per evitare di scivolare e danno un po' più di comodità. Mi raccomando però, i ramponcini sono solo per sentieri di questo tipo, non inventatevi di usarli su ghiacciai, su pendii molto marcati, perché a quel punto lì diventano pericolosi. Eccoci amici montanari, allora sono appena ripartito dal rifugio Antelao, rifugio bellissimo devo dire. Oggi ho voluto anche coccolarmi un po', quindi invece del solito panino, fettina di salame, quello che è, non mi sono portato via niente a parte due barrette e mi sono fermato a mangiare al rifugio. Gestori veramente gentili, ho un bel posto, un bel rifugio da visitare, ve lo consiglio. Ho fatto anche quattro chiacchiere con il gestore che mi ha raccontato un po', perché leggevo che negli ultimi 1 o 2 anni ha avuto seri problemi di approvvigionamento idrico e mi ha raccontato un po' insomma delle difficoltà. Non deve essere per niente facile, speriamo che vengano fatti i lavori necessari per risolvere il problema, perché un rifugio senza acqua purtroppo non sopravvive. Speriamo bene, io gli faccio i miei più sinceri auguri, un grosso in bocca al lupo e voi se potete venite a fare un giretto. Quando trovo un rifugio gestito così bene e da persone così simpatiche,
mi sembra giusto dirlo, insomma. Ecco, ora, come vi dicevo, sono partito, torno giù verso Forcella Antracisa e da lì imbocco il sentiero 250 in modo da non fare la stessa strada che ho fatto salendo. Bene montanari, noi ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo a Forcella Antracisa. Noi prima siamo arrivati da lì, volendo si potrebbe scendere per la stessa strada, ma ho deciso di fare il giro per Prapiccolo, quindi il sentiero 250 che scende di qua, che in teoria dovrebbe essere un po' più breve come chilometri, anche se un po' più ripido. Vediamo un attimo com'è. Ho parlato con il gestore del rifugio, mi ha consigliato di scendere di qua, proviamoci. Lungo questo tratto, se non avessi avuto i lampioncini, sarei finito per terra mille volte. Per fortuna che li ho presi, perché sono stati veramente utili. Lampioncini Nortec promossi. Ok, scendendo da Forcella Antracisa si passa nel bosco lungo questo sentiero che vedete e si arriva a questo bivio con una strada forestale e noi ovviamente teniamo per Pozzale, che è dove abbiamo parcheggiato l'auto, proseguendo in questa direzione. Eccoci amici montanari, ormai siamo alla fine dell'escursione, il giro è veramente molto bello, per niente difficile dal punto di vista tecnico, essendo praticamente tutta strada bianca, e se lo fate in questa stagione mi raccomando portatevi i lamponcini o comunque informatevi dal gestore del rifugio sulla situazione dei sentieri, onde evitare di andare a farsi male su un sentiero ghiacciato. Oggi per esempio ci sono molti tratti ghiacciati piuttosto insidiosi, anche perché c'è questo strato di ghiaccio duro e scivoloso sotto il terriccio che ti fa andare gambe all'aria se non stai attento. Quindi un po' di attenzione e informatevi bene prima di partire. Per il resto difficoltà non ce ne sono. Vi ricordo che sul sito di Orme Montane, vi lascio il link qui sotto, trovate la traccia GPS di questo giro da poter scaricare e anche due righe in PDF con descritta questa escursione. Ora vi lascio la scheda tecnica come sempre e noi ci vediamo dopo per i saluti. Ciao montanari! Cartografia di riferimento per questo giro è la 016 della Tabacco. Poco sopra l'abitato di Pozzale si trova un piccolo parcheggio dove si può lasciare l'auto. Da qui si raggiunge il bivio, dal quale parte il sentiero. Si imbocca la strada forestale a sinistra che, salendo in maniera comoda e costante, porta prima in prossimità del Monte Tranego, per poi scendere in breve a Forcella Antracisa. Da qui si segue a sinistra per salire in breve tempo a Rifugio Antelao. Per il rientro si ridiscende a Forcella Antracisa e da qui si imbocca il sentiero 250 che inizialmente scende nel bosco per poi unirsi alla strada bianca che, passando per Prapiccolo, porta di nuovo a Pozzale. Eccoci amici montanari, anche questo video è arrivato alla fine, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like e di condividere il video. Seguitemi anche su Instagram e andate a vedere il nuovo sito di Orme Montane. Niente, noi ci vediamo come sempre il sabato alle 12 ogni due settimane. Vi lascio qui alla mia sinistra un paio di video che potrebbero interessarvi e qui in basso a destra, alla mia destra, il pulsante per iscrivervi al canale. A presto montanari, ciao!